far as my eyes can see. Buonasera! Buonasera! Allora, io prometto una cosa. Voglio prometterla perché mi sembra corretto farlo. Ho scoperto come fa Sara a fare i video belli, bene sempre inquadrati e tutto quanto. C'è la videocard, telecamera, quella nuova, che viene fuori lo schermino e si vede inquadrata. Io sono in gioco con la GoPro che sembra un mongoloide a fare i video, invece lei... Tac, ma scusa, cosa pensavate voi? Che veramente mi inquadravo così bene, che sono così brava a fare video? No, io... assolutamente no, è tutto un trucco, infatti si vede comunque anche... Buonasera a tutti, sono a Shanghai anch'io, C'è Davide! Siamo a Shanghai. Allora, abbiamo iniziato questo vlog alle ore esattamente 8 di sera. Perché? Sì, perché, allora, non era intenzione iniziarlo oggi, in effetti. Io però non ci sto. Perché sei alto? Non era intenzione iniziarlo oggi, perché l'ho detto oggi, cioè, siamo insieme, poi lui ha fatto un viaggio di quante ore? Il viaggio è durato semplicemente 11 qualcosa, ma io dalle 6:20 di domenica mattina, che sono sveglio, sono le 8 di sera di lunedì sera. Abbastanza un paio d'ore di after, dai. Sì, dai, un afterone, partirone. Comunque, abbiamo iniziato adesso perché ci è venuta voglia. Guarda, siamo fuori. Un attimo, sto parlando. Scusa. Siamo venuti fuori. Già iniziamo, No, scherzo, sono contenta che è qui. E siamo venuti fuori a mangiare qualcosa. Ora vi portiamo con noi nel nostro video, io veramente insieme. Allora, facciamo un accordo. Io spendo fior fior di soldi da Valerio VB Style. Faccio che pubblicità di Vercurago, i capelli, te mi inquadri dalla fronte in giù, cioè. Sei alto! Questo mi ha detto, vai, tocci i capelli, fai pubblicità. Dai, fatti vedere. Adesso però. Dove li hai fatti? Valerio VB Style Vercurago, ecco. Quindi cosa devi dire? È andata da Valerio, devi dire thanks to, grazie. Grazie a Valerio VB Style, Valerio Bubu. Vabbè, magari li facciamo vedere dopo, domani con il bel tempo, che dici? Sì, beh, non è che sono in giro a fare il modello, era giusto per... It feels like I'm in a dream. I'm feeling so good with you right here. Looking at the ocean, I see the sparkles reflect on your skin. Reminds me of moonlight. I'm feeling so good with you right here. Take me to paradise. Make me feel like heaven is on earth with you. I will love you forever. I'm feeling so good with you right here. Le idee quali sono? Cosa pensiamo di fare? Le idee? Andare a mangiare, cosa vogliamo mangiare? Cosa vogliamo mangiare? Quello che c'è, nel senso... Oggi abbiamo abbastanza fatto danni, nel senso che abbiamo mangiato io riso, fried rice with beef, e su qua, vabbè, ci siamo. Davide si è mangiato noodles, ma dei noodles in brodo praticamente, ma stra spicy. E io ho avuto un problema con la lettura del menù, io spicy, convinto fosse speziato, invece... Ragazzi, penso che un piccante così, quindi non averlo mai assaggiato. Quindi ci siamo presi poi tre street food in giro. Però vorremmo mangiare qualcosa di più sostanzioso stasera. Quindi cerchiamo qualcosa. Benvenuti, siamo in una food court a mangiare qui vicino al Carrefour in Zhongshan Park. E niente, abbiamo ordinato... Noodles and Vietnamese noodles. No. Malesia. Malesia. Singapore o Malesia? Vabbè, comunque ve lo faremo vedere, siete tranquilli. L'amica Jenny ci ha mandato. Scusate. Ah, oh, si mangia con la forchetta. Finalmente. Finalmente, ma tutta una volta tu con le forchettine. C'è la difficoltà. Buongiorno. Io l'ho già piegato. Buongiorno. Ho una vergogna a farvi vedere questa camera, perché Davide ovviamente non è per niente ordinato. Perché sono un artista, e gli artisti si sa che non cioè, sono... Cioè, a lui bastano veramente 30 minuti per mettere in disordine una camera appena entrato.
Vabbè, anche è piccola. Comunque, situazione attuale, piove. Tanto per cambiare, quando io vloggo, ovviamente il tempo deve essere brutto. Quando io vloggo. Io stasera. O ce ne dovrebbe vloggare, o no? Piove e quindi cosa facciamo? Cosa si fa a Shanghai quando piove? Si va al fake market. Fake market. E in teoria dovrebbe piovere fino alle 2-3. Quindi andiamo lì, andiamo a mangiare e dopo andiamo al tempio di Giada. Bel programma. Buongiorno! Allo? Sentier, hai tu? Sidero. Allora, siamo usciti dal fake market, abbiamo speso abbastanza. 500 bombe. Sì, ma vabbè, non per noi. Cioè, allora, non per me. Ah, solo no? Una cosa per me, che è stato un regalo, di l'amore. Poi abbiamo speso. Oh, che cattivo che sei! Sto prendendo. C'è un vento che dà fastidio. Adesso andiamo a mangiare e poi dopo già da tempo, è vero? Sì. Ok. E niente. È bello stare in giro con Davide. Anche come... Davide. Eh? Anche Davide è contento di stare in giro con Sara. Non parliamo così come mongoloidi, no? Devo sempre filmare un pochino più alta quando c'è lui, però. Ma vabbè. Sono dietro due passi, sei indietro. Vabbè. E niente, ti piace? Ti è piaciuto questo fake market? Sì, figo. Non l'abbiamo neanche girato tutto, perché volevamo. Cioè, non volevamo stare dentro. Ma un sacco di storie perché gli allocchi come me comprano le cose. Sembra tipo i commessi del Foot Locker che devono venderti per forza le solette quando compri le scarpe. Cos'è che è? Ampolla magica di Re Giulio. È brodo di cuore di drago. Dai! Lemon juice, ma sa di frutta mista, buono, c'è una tropical, lo trovi le Eurospin. E io invece jasmine tea. È caldo? No. No, mi piace. Io col piccante vado sempre a nozze. Oh, buonissimo. Bene, mangiato, abbiamo mangiato. Bevuto, abbiamo bevuto. Com'era? Bevuto poco, perché loro bevono poco, ci hanno poca roba da bere. Ieri sera a cena ci ho dato un bicchierino così d'acqua. Quello che bevi col caffè da noi, però vabbè. E no, oggi abbiamo mangiato, buono, ho mangiato dei noodle con il sesamo, la carne piccante e il peanuts, le noccioline, un po' di peperoni dentro, la cipolla, mi sa che il mio alito sarà eccezionale, però fa niente, e da bere un succo al limone, buono, veramente buono. Voto? Sara, voto 8, pieno. Tu cosa hai mangiato? Noodle con verdurine e carne. Buoni, voto? 7,5. E poi abbiamo mangiato buonissimi, vedi, rotolini fritti con dentro lo pesce, gli spinaci buoni, ma eccezionale l'insalata, foglia di lattuga con su una crema al sesamo tra una foglia e l'altra, cioè quello fuori dal normale, veramente. Buongiorno! Salve! Ci siamo persi? Ah, ammettilo adesso che è successo, lo dico io. Dillo, visto che fai la figa vado sempre in giro senza capire niente. Oh, la prima volta dopo 2 mesi a Shanghai si può sbagliare. Saluta ragazzi, miau! Che verde. Praticamente c'era la fermata di Changshu e invece dovevamo andare a Changshou, cioè per una lettera, capite ragazzi? E noi non ci eravamo neanche accorti, siamo usciti. Era un'altra linea, 4 fermate dopo, non è che eravamo vicini. Noi siamo usciti, abbiamo chiesto informazioni, quella non c'è. Ha detto, ma di che state parlando? Anche Davide è entrato in aiuto, ha preso le cartine e adesso la cartina è mia e ha cercato di capire dove eravamo. Allora, perché sono emozionata! Amore! Nessuno ci ha detto ciao. Oh, vediamo se ce la facciamo. Dura, eh. Oh, era la cosa meno buncia che ho visto, ho detto la provo. Sa di cialda del gelato, mi sa che è proprio una parigina da granocchiare. Destra schifezza. E allora, pane con dentro simil Nutella. E pancake con la marmellata. Pancake con marmellata. Buono mio. La marmellata è un po'... Sai tipo la marmellata di castagne che rimane un po' pastosa? Faccio questo.
buono. In corso. Nuova ditta traslochi. Tu ci metti la batteria della bicicletta e noi ci pensiamo noi. Stars, the moonlight reflect who you are. I see all your beauty. I'm feeling so good with you right here. Take me to paradise. Make me feel like heaven is on us with you. Siamo noi. A quanto pensiamo, deve essere stato un battesimo perché c'era una ragazza in abiti borghesi in mezzo che si inginocchiava, facevamo e gli altri cantavano, suonavano, leggevano le preghiere, poi dopo suonavano tutti insieme, bello. Molto e sono andati via con un coso di incenso in mano, l'altra con la carbonella, e andavano a fare una grigliata, andavano a fare Davide il battesimo dall'altra parte. Trasformando Super Saiyan Vlogger in azione. È bello passeggiare con qualcuno che vlogga anche lui, in modo tale da comunque scambiarsi idee e cioè farsi guardare ancora più male dalle persone, perché anziché essere da soli si è in due. Comunque vabbè, allora, ora ci facciamo un pezzetto a piedi perché voglio far vedere un po' Davide, un po' di reale Cina. Sapete, non sempre andare. Mi sta disturbando adesso. Cioè, non sempre andare in metropolitana e fermarsi e arrivare alla cosa che si vuole vedere, ma anche un po' girare così, senza diciamo una vera meta. Infatti, faremo una via che ci porterà a un'altra stazione di metropolitana e da lì poi andremo a casa appunto in metro perché è abbastanza lontano. Yay! Doppio vlog! sì, facciamo così e vediamo che succede, cosa troviamo di bello in strada. As far as my eyes can see, there is a future for you and me. It feels like I'm in a dream. I'm feeling so good with you right here. Looking at the ocean, I see the sparkles reflect on your skin. Reminds me of moonlight. I'm feeling so good with you right here. Take me to Hashtag top. Haha, sembra poco vistosa, che belli che siete, ci lavoreranno in pochi, haha. Ciao Luca! Ma quanto ti faccio camminare? Madonna raga, facciamo presto. No, bello, bellissimo, almeno così vedi un po' di realtà, un po' di cose strane. Se vai in metropolitana vedi gente, come le sardine. Invece così è figo. Bello, per lei sta andando a via. Facciamo che ci punci di sapere. Ni hao, ni hao, ni hao. Cioè vendono i pesci vivi, i rospi, le anguille. Incredibile. Hai visto? Un raspo vivo nel supermercato! Buonasera!
Buonasera Davide. Buonasera, buonasera. Tutto bene? Noi ci è andata male stasera. Stiamo con due margherite. Siamo a Sintendi. Siamo venuti qui per mangiare qualcosa al Luchador, ristorante messicano. Mexicano. Sarà contenta la mia amica Sofì. Beh, io c'ho il bicchiere col cactus sotto, vorrei farvi notare questa cosa. Dimmi che è. Oh yeah, sale. La cannuccia. Margherita come gin tonic. Iniziamo bene questa serata. Sì. Sì. È il sapore del Mexico. Ma è buona. Buona, buona. Ci dice cosa consiste? È una marinatura a crudo del pesce, viene marinato con questo con succo di limone e una salsa piccante. Viene fatta questa salsa, il pesce viene messo a marinare. C'è chi lo fa direttamente, c'è chi lo fa per farlo più breve sotto vuoto. Viene marinato, una volta marinato il pesce si tira fuori, si asciuga, si pulisce la marinatura e si creano questi piccoli bocconcini. Questo poi viene servito con insalatina, ravanelli, sembra filettini di peperone o di pomodoro. E poi sotto ci sarà... Ma perché non c'è tanta luce? Sono però... puntarelle, poi luce, basta chiederla. Sono puntarelle, le puntarelle sono i germogli della Catalogna. Somiglia un po' all'asparago. No, molto meglio. Molto meglio così. Porta dalla tua parte. Sono le cipolle, queste cose rosse sembrano cipolle, poi assaggiamo e vi diciamo, sa che sono cipolle cotte in agrodolce, cioè con l'aceto sembrerebbe. Vabbè, ora mangiamo. Goccia di guacamole e... Ah, per chi non lo sapesse, Davide, che lavoro fai? Idraulico. Non so se è. Non è piccante il filetto, era una salsa che era bastarda. Take me to paradise. Make me feel like heaven is on earth with you. I will love you forever. I'm feeling so good. La nuova macchina di Davide. Amore, ma sei venuto in macchina? Sì, è un po' lunga, ci ho messo un po'. Non so già chi mi odierà per questo, però cambia il disordinissimo. Buongiorno! Buongiorno! Fa caldo oggi, abbiamo deciso pantaloni corti e vestito. Non siamo sicuri se che fa caldo, che faccia caldo, però noi ci proviamo. Dopo la lingua. Buongiorno! Terzo giorno a Shanghai per Davide. Ciao Davide! Buongiorno! Cestino! Siamo a People Square, abbiamo già mangiato il nostro buonissimo succo di frutta al momento, fatto al momento. E ora entriamo a People Square a fare un diretto. Oggi si sta molto molto bene. Fa molto molto caldo. È molto umida, eh. Qua c'è un filo di sole che attraversa lo smog. E i ragazzi, tutti i ragazzi, tutti i ragazzi di là, a destra, a destra. Say hello. Grazie. C'è un filo di sole che attraversa e quindi fa caldo. Poi c'è molta cappa, molta umidità. La gente in giro con camicie QA e non so come fanno, però vabbè. Sono abituati. No, ce l'ho ancora. Vi facciamo vedere qualcosina in giro adesso. Ciao! I will love you forever. I'm feeling so good with you right here. We'll be right back.
see the sky. See the stars, the moonlight reflect who you are. I see all your beauty. I'm feeling so good with you right here. Take me to paradise. Make me feel like heaven is on earth with you. I will love you forever. I'm feeling so good. Pensavamo fosse tipo focaccia, invece è sfoglia ed è dolce, buonissimo. Lui è l'artista. Chi è l'artista? Lui. Questa è bomba. Questo, allora, sembrerebbe cipollina, porro. C'è dentro anche uovo, eh. Uovo, sì, l'uovo stava sbattuto. Ma è un sapore ricco, pieno, buonissimo. Quasi piccantino, ma non fastidioso. No, saporito, saporito. Saporito. Adesso devo riuscire a dare un altro morso io prima che se lo mangia tutto Sara. Esprimiti. Non so cos'è. Allora, il fuori è uguale a quello di prima. Cipolle, così a occhio. Crauto? Crauto mi sembra strano però qua. Guardata. Non la dice, tipo il daikon. Cos'è molto... il daikon? Non la dice. La famiglia del tipo rapanello, però è lunga, stretta, bianca. Ed è condito e marinato, quasi cotto. Quindi resta molto morbido, nervoso ma morbido. Migliore con le verdure. Bury the future for you and me. It feels like I'm in a dream. I'm feeling so good with you right here. Looking at the ocean, I see the sparkles reflect on your skin. Reminds me of moonlight. I'm feeling so good with you right here. Take me to paradise. Make me feel like heaven is on earth with you. I will love you forever. I'm feeling so good with you right here. Abbiamo usato il nuovo palo che ho preso per la GoPro. Ti piace di più questa inquadratura? Si vede, sì, un po' migliore, infatti. Un po' meglio? È un po' migliore adesso. Si dice un po' migliore. Si dice o è un po' meglio o è migliore. Volevo puntare. Quale? Il pelato primo. Il primo? Amen. 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 Amen
ospite, com'è questo You Garden? Bello, caratteri, è una bella fiera, piccola ma caratteristica. No, bello, è particolare, merita da vedere. È molto, boh, mi penso tipico, io è la prima cosa che vedo così. Però è, tipo qua c'è un'entrata tonda, a buco. Sembra la porta di Alice del Paese delle Meraviglie. Io inciampo, ok, lo scalino l'ho fatto. Se ne è un altro ancora. Beh, scendere, come sali scendi, mi penso, no? C'è questa porta rotonda, qua c'è una porta quadrata, sempre di giocare al gioco delle forme geometriche. Qua c'è un'altra porta rotonda. Ti faccio camminare tanto. Signora, stia attenta un pochino stiamo camminando, però bello, almeno così riesci a vedere tante cose diverse. Divertente. Perché sembro tua figlia nei video? Sono realmente così bassa? No!